Allora, oggi ho fatto un affarone. Guardate qua, coccetti, noi li chiamiamo coccetti qui nel Lazio, in provincia di Roma, o anche gallinelle di mare, guardate qui che meraviglia, piccolini così. Lo sapete questi coccetti, questi quanti, non ho pagato tutti quanti? 6 euro. E quelli pescati con la rete. Poi, prezzemolo, aglio, cipolla, prezzemolo qua in foglie, due capperetti, un pomodoro. Ormai sono finiti i pomodori freschi, ormai soltanto un bel pomodoro, un buon pomodoro in conserva. E poi bavette, poi scegliete quella pasta. Allora, prima cosa, questo, sfilettiamo il pesce. Ah, che facciamo? Una bella linguina con il coccio. C'è anche il pecorino, ma subito, il pecorino rovina il pesce. È casa mia, faccio come pare. Vai, forza. Allora, coltello, vado, taglio, levo, sfiletto il pesce, guardate così, no? Così, lo fate fare casomai dal vostro pescivendolo, vi costerà 50 centesimi la mancetta che ve importa. Allora, vedete, è così bello, ma qua non si butta niente. Guardate, eh? Vado così, così la maniera più sbrigativa, vado qua, poi vi faccio capire bene come togliere le spine col coltello. Allora, qui abbiamo delle spine che sono quelle della pancia e faccio così, però non butto niente. Questo lo tengo da parte, lo metto qui. Poi che faccio? Col dito passo e qui centrale, la parte centrale, ci sono delle spine fino a qui. Vado così, incido così, ma non butto questa parte, questa è ciccia, questa è bontà. Vi faccio vedere quello che faccio. Allora, poi olio. Metto l'olio qui. Poi metto la parte con le spine. Questo tutti gli scarti con le spine. Metto le teste. Ok? Qua, qua. Poi accendo e faccio rosolare bene. Con che cosa? Prezzemolo, gambi. Un pezzo di cipolla, così. Spicchio d'aglio intero. Vai, così, messo qua e faccio rosolare bene. Quello sarà il nostro brodo, perché tutto il gusto del pesce sta qua e nella spina. Quindi, qui che faccio? Metto l'aglio, qui faccio la salsa e questo sarà il brodo di cottura, ok? Quindi, nella mia padella vado con la salsa, bene, bene, facciamo rosolare l'aglio. Intanto sto rosolando qui, guardate, invece di utilizzare l'acqua, la pentola per l'acqua per cuocere la pasta, utilizzeremo questo. Guardate che meraviglia e che profumo! Questo è un pesce fantastico. Lo sapete perché si chiama coccio? Coccio noi lo chiamiamo così perché c'ha la testa dura, durissima, è proprio capoccione. Schiacciate così, schiacciate le teste, fate fuoriuscire la freschezza, il mare. Ok, bene, rosolato bene, vado. Un goccio di vino, sfumiamo, facciamo evaporare tutto l'alcol, via, l'alcol via. Una volta evaporato l'alcol, bello, guarda che robetta qua. Proprio oggi andiamo a ritmo grande. Vado con l'acqua, perché che brodo è senza acqua? Via. Lo facciamo un po' bollire. Quanto tempo? Io direi di fare una cosa leggera, elegante, non troppo forte di pesce. Io consiglio sempre non più di 20 minuti fate bollire il brodo, ok? Soprattutto quello di pesce. Nel frattempo, che cosa faccio? Taglio a pezzetti i filetti con tutta la pelle. L'aglio ha fatto il suo lavoro, lo tolgo. Quindi adesso mettiamo i datterini biologici del mio amico Petti. L'estate è finita, quindi cominciamo a usare il pomodoro conservato e fatto bene. Peperoncino, io ce lo metto un po' così. Adesso salsetta, guardate che robetta. Capperi, perché tante volte il cappero intero diventa in bocca e si è tutto con una botta di sale. Lo tritiamo un po' al coltello, è meglio, io lo preferisco. Mamma mia, che spettacolo! Guardate, che meraviglia! Allora, adesso qua si fanno le cose serie. Anche con la gamba. Vai. Allora, aggiungiamo
brodo qua così, cuociamo qua, direttamente qua dentro. Pensate che pasta, mi raccomando però le quantità. Io qui sto con 2 etti e mezzo, 3 etti di pasta, non di più, perché sennò rimane poi difficile girarla e gestirla. Guardate qui che roba. Siete pronti? Qua sarà uno spettacolo. Ma voi direte, ma il pesce quando ce lo metti, pezzetti pesce? Fra un po', quando terminerà la musica. Adesso qui dovete coccolarla, piano piano, perché non vogliamo che si incolli. Noi come la vogliamo questa pasta? Cremosa, bella, saporita, perché assorbe tutto questo gusto, questo brodo, tutto quanto. Però non la vogliamo incollata, ok? Assaggio. Un po' di sale ci vuole. Guardate, siamo addirittura d'arrivo. Se vedete che avete messo troppo brodo, o col mestolo, prendete un po' di acqua e la levate, un po' di brodo lo levate, capito? Lo mettete da una parte, se vedete. Allora, guardate qui, guardate la cremosità. Qui, senza tutto, senza inganno. Un altro pochino, vedete proprio, si è spessito anche la salsa. Ta-ra. Adesso, guardate, pesciolino, vai, giro, lo facciamo cuocere, adesso questi sono proprio gli ultimi 2 minuti. Ci siamo? Ci siamo? Prezzemolo grossolano, non mi importa niente, vai così. E adesso un attimo di silenzio, spengo l'induzione, prendo il pecorino, appena appena. Oh. Lo sentiamo? È il rumore nostro, eh? È il suono dell'amore, ragazzi. E adesso andiamo, assaggiamo. Mamma mia, porzione che è? Zac. Ah, assaggio. Assaggio, pezzetto di pesce. Allora, calcolate che l'ho fatto con una pasta industriale, ma industriale. Non vi dico la marca. Pensate se la fate con una pasta un po' più semi-artigianale. Fa ancora, è ancora più cremosa. Ah. C'è tutto. È buona da morire. Che vi devo dire? È buona. È buona, sente il pesce, un po' il cappero, il pomodoro, prezzemolo, il pecorino giusto, ci sta proprio bene, è una bontà, rifatela, 6 euro, abbiamo fatto un pranzetto stupendo.